voi Pamela Andrews. Grazie, buonasera a tutti. Ormai qua non è soltanto una sfilata di bellezza, un concorso di Miss. Qua è tutto un lavoro. In questo video Pamela Andrews viene intervistata al termine di Miss Universo Queen Trans nel 2016. Lei di questi eventi è una delle principali organizzatrici. Ma chi è Pamela? 50 anni, originaria del Brasile, nel tempo è diventata un punto di riferimento per il mondo trans di tutta Italia. Questa sera c'è il grande evento Talent Teen Show. Pamela fa la stilista, la manager, l'ideatrice di talent show, ma anche un'altra vita, quella in cui inietta silicone a trans e donne che inseguono sogni di bellezza e lo fa senza avere alcun titolo. Vivian lavora in una palestra a Bologna, dove molte trans le hanno raccontato dell'attività di Pamela. Pamela Andrews qui a Bologna era conosciuta per questi trattamenti estetici? Sì, lei eseguiva questi appunto trattamenti estetici e devo dire che le ragazze, anche le trans, erano contente di questa signora comunque, del suo operato. Da quanto tempo più o meno Pamela operava a domicilio? Sono tanti anni. Come veniva contattata Pamela? Pamela aveva un giro sempre di passaparole, quindi queste trans o signore, le quali si erano trovate bene, consigliavano a loro volta di affidarsi a lei, perché era comunque una persona molto carina. Tramite il passaparola, Pamela avrebbe quindi operato per anni, indisturbata, fino a giovedì scorso, quando un'iniezione al seno, probabilmente di silicone, si è rivelata fatale per Samantha Migliore, che a 35 anni è morta lasciando suo marito e i suoi 5 figli.